Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere un nuovo incisore laser, l'Acmer P1, che già possiedo da qualche mese e non l'ho mai recensito perché era necessario un aggiornamento. Acmer P1, un incisore laser da 10 watt, capace di tagliare senza nessun problema, capace di incidere benissimo, perché il suo punto di incisione laser è 0,06 mm, un'ottima precisione, una struttura fatta bene, fungo d'emergenza, chiave, tutte le varie connessioni e anche il wifi. Abbiamo anche la predisposizione per l'air assist, quindi un incisore laser effettivamente che con meno di 400 euro, circa 400 euro, si può portare a casa e che ci dà la soddisfazione di avere dei buoni lavori. Ormai gli incisori laser hanno raggiunto anche 40 watt. Perché 10 watt? Perché siamo degli hobbisti, va benissimo, ci permette di essere relativamente veloci, quindi 10 watt ci dà la possibilità, associato all'air assist, di ottenere dei buoni tagli anche su 5-6 mm, solitamente da 3 a 6 mm comunque, e delle ottime incisioni. Quindi oggi voglio farvi vedere quello che viene dato in dotazione, voglio farvi vedere l'incisore laser in generale. Ma voglio farvi vedere come taglia, quindi realizzeremo un taglio grande e vedremo come si comporta. Iniziamo. E allora facciamo tutto così in diretta, mettiamo il nostro pezzo di compensato da 4 mm, compensato di pioppo, più facile da tagliare rispetto al compensato di betulla, ma sono comunque sempre 4 mm. Quindi lo sollevo perché altrimenti con queste dimensioni non riuscirei a metterlo sulla base. Lo avvicino un pochettino. E vi faccio vedere direttamente come lavora questo incisore. Questo è il sistema di air assist che viene venduto all'interno di questa confezione. All'interno troviamo pure degli accessori, altri nozzle, ma poi mentre lavora vi farò vedere. E purtroppo, anche se mi hanno mandato il box che vi farò vedere in un'altra inquadratura, che è molto interessante, lo sto utilizzando per l'Acmer P2, quindi reincideremo così senza box. Quindi indosso i miei occhialini, mi raccomando, occhialini sempre certificati. Facciamo un frame, anzi, prima mandiamolo in home. Ok, facciamo il frame. Perfetto, allora attiviamo anche l'air assist. Abbiamo un comando con una rotellina che ci permette pure di gestire la potenza, lo imposterò al massimo. E allora ho deciso di cambiare inquadratura e farvi vedere anche il sistema per la messa a fuoco. Abbiamo questo sistema che gli permette di abbassare questa bacchetta e poi tramite questa rotellina possiamo alzare ed abbassare in modo da avere la distanza corretta. Poi si rimette qua con un magnete e rimane in posizione, sentite il rumore. Quindi premiamo su start. Ok, e quindi già sta tagliando. Voglio farvi vedere anche le impostazioni, sia per il taglio del pezzo col mandala che della base, 290 mm al minuto, 95% di potenza. Ok, il pezzo già si è tagliato. Non si stacca perché il punto di incisione è davvero piccolissimo. Come vedete, sta tagliando senza problemi, tutto impostato ad un solo passaggio. Alcuni pezzi si staccano ed altri no, perché come vi dicevo, 0,06 per quanto riguarda il punto di incisione, stacca i pezzi ma non gli consente di cadere giù. Abbiamo anche questo vetrino che in teoria dovrebbe riparare dai raggi dannosi del laser, non so effettivamente quanto possa essere efficace. Questi sono i tastini di accensione, la chiave per evitare che qualcuno lo utilizzi senza la nostra autorizzazione e questo il fungo d'emergenza. Da questa parte invece abbiamo le connessioni, possiamo utilizzare anche una scheda SD oppure come in questo caso collegarlo tramite il cavo USB al nostro computer e quindi possiamo decidere se utilizzarlo offline oppure collegandolo appunto al nostro PC. E allora apriamo quindi la scatolina all'interno della quale troviamo il rotary. Come vedete è un rotary effettivamente fatto bene, esteticamente mi piace tantissimo perché ha questa colorazione particolare e si tratta quindi dei due soliti rulli che ruotano contemporaneamente e ci danno la possibilità di collegare a questo motore il collegamento che andrebbe in realtà al motore dell'asse Y. Abbiamo anche la possibilità di regolare la tensione della cinghia e quindi di conseguenza, una volta allentato questo pomello, di spostarlo alla larghezza che ci necessita. Quindi mettendo di nuovo in tensione avremo la possibilità di fare ruotare i due assi contemporaneamente avendo
avendo variato il diametro in base a quello che dobbiamo incidere. All'interno della confezione però vengono dati anche alcuni accessori. Questo è l'accessorio che vi ho già fatto vedere anche in altri rotari, che serve per poter incidere per esempio mazze da baseball oppure bicchieri tipo calici, e quindi posizionare questo in modo che il gambo rimanga allineato e abbiamo la possibilità anche di regolare sia l'altezza che l'inclinazione. Ma viene dato all'interno della confezione anche una serie di cavetti per poterlo collegare a diversi tipi di incisori, perché è compatibile con più tipi di incisori laser, non solo con quelli Acmer. E qua un po' accartocciato troviamo anche questa guida in cui abbiamo tutte le indicazioni per i vari settaggi e l'utilizzo nel modo corretto. Purtroppo ho commesso un grave errore, perché ho dato una spinta all'incisore quando ho spostato la scatola, perché l'ho aperta da questa parte, e quindi devo rifare tutto. Ho rovinato l'incisione per colpa mia. State attenti quando utilizzate gli incisori, mantenetevi a distanza. Ok, ho girato il pezzo. Peccato, perché stava tagliando bene, eravamo già a buon punto, però come vedete ormai era inutilizzabile. Questi pezzi non si sarebbero mai staccati e anche riuscendoci non avremmo avuto comunque la stessa precisione. Ora sta andando benissimo, quindi attendiamo che finisca anche in questo caso di realizzare i tagli. Ogni tanto farò qualche ripresa per farvi vedere comunque come va tutto il processo di incisione. Però già vi siete resi conto, quindi non resta che aspettare alla fine del lavoro e intervallare ogni tanto con qualche inquadratura. Nel frattempo vi faccio vedere il box, quindi anche se con un altro incisore laser, sempre Acmer. Questo box ci permette di far defluire tutti i fumi verso l'esterno, perché abbiamo questa generosa ventola che va poi collegata ad un tubo, anche se io nel mio caso non lo sto facendo perché da questa parte ho poco spazio e quindi preferisco inserire il tubo in questo modo e aspirare, ottenendo praticamente lo stesso risultato. Abbiamo sulla parte superiore questa parte semi trasparente che ci permette di vedere anche all'interno. Non so quanto sia filtrante per quanto riguarda i raggi dannosi del laser, comunque ha lo stesso colore dei vetrini degli incisori laser, che in teoria proteggono. Poi su questo non posso garantirvi. Dotato di cerniere anche sulla parte bassa, questo ci permette di inserire l'incisore al suo interno. E anche la struttura per il montaggio è semplicissima, perché si tratta di praticamente delle bacchette da incastrare creando un parallelepipedo, e poi questa struttura va inserita all'interno. Lateralmente c'è pure questa presa d'aria che si può anche richiudere con il velcro, e quindi abbiamo la possibilità di avere il nostro incisore con l'ingresso d'aria dalla sinistra che esce dalla destra. Ma poi ve lo farò vedere in funzione durante la recensione di questo Acmer da 20 watt, che come potete vedere già da queste prove riesce a tagliare senza problemi, e questo è un pezzo da 16 mm, ma per questo vi rimando al prossimo video. Nel frattempo qua continua ad incidere e come vedete si forma tantissimo fumo. Nel mio caso sta uscendo tutto all'esterno, perché ho questo sistema con questi ventilatori che stanno buttando il fumo verso l'esterno, però comunque si crea tanto fumo nell'ambiente, quindi organizzatevi con un box, perché altrimenti rischiate di respirare tutto questo fumo, sicuramente non fa bene. Mentre l'incisore continua a tagliare, voglio farvi vedere qualche altro dettaglio, quindi per esempio come sia ordinato tutto il cablaggio. Lasciamo perdere il cavo, quel tubo dell'air assist che è un po' fra i piedi, l'ho messo io così volante, però per quanto riguarda tutto il cablaggio è davvero tutto ordinatissimo, sia per quanto riguarda l'asse X che per quanto riguarda l'asse Y. Abbiamo tutti i cavi sistemati, e quindi questo incisore obiettivamente è anche bello da vedere. Anche questo dettaglio effettivamente di questo telaio con la scritta Acmer in questo modo è davvero bellissimo da vedere. Dopo circa 33 minuti siamo praticamente alla fine del lavoro, perché sta facendo il contorno e quindi fra poco potremo staccare il nostro pezzo. Mezzo mandala quasi completo. Adesso manca la base, devo andare a preparare un altro pezzo, perché questo l'ho rovinato. In teoria dovevo utilizzare solo questo pezzo sia per la base che per il mandala, ma vado a procurarmelo e ritorno. Però dell'air assist in realtà ancora non vi ho parlato in modo approfondito. Allora, vi ho detto che abbiamo la regolazione della potenza, ma come vedete
abbiamo anche dei piedini che servono ad ammortizzare le vibrazioni, infatti non si sente assolutamente il rumore dell'air assist per quanto riguarda la vibrazione. Il motore non è silenziosissimo, però non dà nemmeno tanto fastidio. Da questa parte abbiamo questo tubicino che si inserisce nella parte frontale e poi grazie a questo connettore possiamo collegare il tubo che arriva fino al nostro modulo. E allora, l'incisore è appena finito proprio in questo istante, quindi stacchiamo il pezzo, solleviamolo così lo stacco con più facilità. Allora, stacchiamolo, già come vedete alcuni pezzi cadono. Questo compensato non è proprio di ottima qualità, come vedete i pezzi si staccano semplicemente colpendolo in questo modo. Ragazzi, comprate compensato di buona qualità, questo è pioppo economico. Lo stacco e facciamo la base. Ok, il pezzo si è staccato, un poco di difficoltà però alla fine si stacca senza problemi. Allora, stacchiamo tutti i vari pezzettini, facciamoli cadere in questo modo. Va bene, dai, occupiamoci della base perché già questo è fatto, quindi senza nessun problema. Voglio farvi vedere pure la pulizia del taglio, ci sono pochissimi segni di bruciatura, ve lo faccio vedere da questa parte. Come vedete il taglio è pulito in alcuni punti, come vedete per via del compensato, insomma, diciamo, ci sono ancora degli scarti che non si sono staccati, però tutto il resto si stacca. E come tipologia di taglio, come pulizia, a me piace, quindi facciamo la base e proseguiamo con tutto il lavoro. E adesso vi faccio vedere quello che sono riuscito quindi ad ottenere alla fine del lavoro. Questo mandala di colore bianco su questa tavoletta di legno verniciata con il colore oro. A me piace tantissimo. Comunque, per quanto riguarda l'incisore laser, come avete visto, è riuscito a tagliare tranquillamente 4 mm senza nessun problema, senza segni di bruciatura. La struttura è fatta bene, l'incisore mi è piaciuto, quindi se è piaciuto anche a voi andate a dare un'occhiata giù nel primo commento e nella descrizione. Troverete l'incisore, troverete tutti gli accessori tra cui il rotary, il compressore e se vi piace anche il box che fa pure bene e vi evita di respirare tutti i fumi. Il prezzo è conveniente, quindi se vi riesco pure a dare un codice di sconto, meglio ancora, andate a dare un'occhiata. Io vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù, cliccare sulla campanella dove siete iscritti e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!